La nuova UEFA Champions League approda su Sky Sport con più squadre, più calcio e più spettacolo. Per la prima volta 5 squadre italiane e in vista 185 partite su 203 a stagione in esclusiva. Sky Sport, il più grande spettacolo del mondo. Lo Stade de France è un gioiello architettonico incastonato nel cuore di Saint-Denis, un diamante che è il palco perfetto per la più grande delle competizioni europee per club, la finale di Champions League. È il 24 maggio del 2000. Real Madrid e Valencia si affrontano in una sfida tutta spagnola, una partita che deciderà il dominio della Liga sul calcio continentale del nuovo millennio. Ma questa non è solo la storia di una finale. È anche la storia di un uomo, un calciatore inglese che ha trovato il suo posto in una delle squadre più blasonate del mondo, diventando il protagonista di una notte magica. Steve McManaman. Io sono Raffaele Tovazzi e questo è Gol da Campioni, il podcast che ti racconta tutti i segreti dietro i gol più epici delle finali di Champions League. Perché dietro ad un grande gol c'è sempre una grande storia. Hai presente la classica storia del bambino che va a giocare per la sua squadra del cuore? Il classico cliché del calcio in cui si vince con la squadra per cui si è sempre tifato? Ecco, la storia di McManaman è tutta l'opposto. Pensa che a 16 anni entra nelle giovanili del Liverpool, che non è esattamente il suo club dei sogni. Lui tifa infatti Everton. Il lato sbagliato di Liverpool, sbagliato, apro, chiudo parentesi, per me quello giusto, quello degli outsider, quello degli underdog, però vabbè, diciamo il lato sbagliato di Liverpool se tifi Everton e i tuoi vicini di casa sono dei campioni stratosferici come quelli del Liverpool che dagli anni 70 hanno dettato calcio per mezzo secolo. Ed è difficile immaginare come McManaman si senta, perché gioca in rosso, ma il suo cuore è blu. E deve riuscire in qualche modo a superare un enorme ostacolo per poter giocare con i Reds. Alla fine la possibilità di giocare per un grande club ha la meglio. I genitori si impongono e il giovane Steve debutta con l'odiato Liverpool nel 1990 a soli 18 anni. Tanto per farti capire che cosa significa, immagina Francesco Totti che viene costretto dalla famiglia a debuttare con la Lazio e non con la Roma, giocandoci. Ecco, per Steve giocare con la maglia del Liverpool non è tanto diverso, non è per niente facile, si sente incongruente, si sente un traditore, è forte, ma potrebbe essere fortissimo. Anche se a Steve non è mai servito strafare per incidere. Dopo l'allenamento preferisce andare a bere con il suo amico Robbie Fowler, basta poco e diventa lui il motivo per stare bene al Liverpool. Sono inseparabili, sul campo e fuori. Una coppia di amici che giocano a calcio tra una visita al pub e l'altra. In poco tempo Steve diventa uno dei giocatori chiave della squadra. La sua capacità di ricoprire più ruoli e di creare occasioni da gol, il suo stile di gioco imprevedibile nella sua classe lo rendono una delle ali più temute della Premier League. Ma nel 1999, in un colpo di scena che sorprende molti, McManaman lascia Liverpool per unirsi all'Everton? No, a Real Madrid, diventando uno dei più grandi calciatori inglesi a trasferirsi in Spagna. È un salto nel buio per lui. Qualcuno dice addirittura una liberazione, perché il rosso addosso lui non se l'è mai sentito. Meglio il bianco dei Blancos. Ma anche una sfida questa, una sfida che accetta con la serenità di chi sa di potercela fare, di chi ha sempre trattato il calcio come un gioco. L'arrivo di McManaman a Real Madrid non è privo di ostacoli. I tifosi e media spagnoli sono scettici sull'acquisto di un giocatore inglese. Il calcio britannico in quegli anni era ancora considerato troppo fisico e poco tecnico. Ma McManaman, con la sua umiltà, il suo ingegno e la sua simpatia, si guadagna presto il rispetto di tutti. A Real Madrid la sua versatilità si rivela un'arma fondamentale. Può giocare su entrambe le fasce,
da centrocampista centrale, persino trequartista, dimostrandosi un giocatore completo e, diremo oggi, moderno. Non ha bisogno di tempo per la consacrazione. Arriva in un'annata fortunata, una stagione in cui il Real Madrid, allenato da Vicente del Bosque, arriva fino alla finale di Champions League. Di fronte a lui, il Valencia, una squadra organizzata, determinata, al culmine di una stagione straordinaria. Ma Real Madrid ha qualcosa in più. Ha un DNA vincente, che emerge proprio in quelle notti, in cui si è chiamati a fare la differenza. È il 24 maggio e la partita si gioca in uno Stade de France gremito. L'aria è carica di tensione, ma anche di aspettative. La finale, è pur sempre una finale, e si preannuncia combattuta. E il Real Madrid mostra subito il suo valore. Al 39esimo minuto i Blancos sono già in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Fernando Morientes. Il Valencia cerca di reagire, ma la difesa del Real regge bene l'urto. Poi arriva il momento che nessuno dimenticherà. È il 67esimo minuto quando il Real Madrid guadagna una rimessa laterale sulla tre quarti. La palla viene lanciata in aria, sparata con una catapulta. Le strategie si smontano e la mischia rimpalla di testa verso il limite dell'area. Lì c'è Steve McManaman. Probabilmente sta fermo aspettando quel tiro da quando ha 16 anni. Ha passato tutta la carriera a mezz'aria, aspettando che un rimpallo fortuito gli arrivasse perfetto, pronto per essere calciato in porta. Senza pensarci troppo, si coordina per un tiro al volo che sembra quasi sospeso. Un movimento elegante, da cancan. Colpisce il pallone, che svirgola leggermente, dirigendosi verso quell'angolino dove il portiere, no, proprio non può arrivare. Il pallone parte preciso, si infila in basso, superando il portiere del Valencia. È il gol che spezza definitivamente le gambe agli avversari e che mette il Real Madrid su una corsia preferenziale verso la vittoria. Il boato dello stadio è assordante. E McManaman è sia impassibile che radioso. Corre verso i compagni per festeggiare. Quel gol è un'opera d'arte, un passo di danza d'autore in una finale che consacrerà il Real Madrid come il re d'Europa. Quel gol è il coronamento di un percorso, la realizzazione di un sogno che sembrava irraggiungibile, specie se tifi Everton e non sei propriamente allenato alla vittoria, anche come tifoso. Ma per Steve, il ragazzo di Liverpool, che tifa Everton ancora oggi, è la conferma di aver fatto la scelta giusta. Che lasciare l'Inghilterra per tentare l'avventura in Spagna è stato il passo decisivo verso la grandezza. Come si diceva, nemo profeta in patria. Mi sa che è vero. La finale si conclude con un perentorio 3-0 per il Real Madrid, che festeggia la sua 8ª Coppa dei Campioni. McManaman viene acclamato come uno degli eroi della serata e quel gol, al volo, rimarrà per sempre nella memoria collettiva del calcio come uno dei più belli mai visti in una finale di Champions. Dopo quella notte di Parigi, la carriera di McManaman continua ad alti livelli, anche se il suo ruolo nel Real Madrid diventa progressivamente più marginale con l'arrivo di grandi campioni come Luis Figo. Quando lascia il Real Madrid nel 2003 lo fa da vincitore, con 2 Champions League, 2 campionati spagnoli e una Supercoppa europea nel palmarès. Non male. Steve McManaman se ne va da Madrid dopo essere diventato il primo inglese a vincere la Coppa dei Campioni con un club straniero. Certo, un po' articolato come record, ma Steve è così, è complesso e frastagliato, come la sua carriera. Sempre controcorrente, con la gentilezza e l'eleganza che l'hanno contraddistinto. Un calciatore che ha toccato il cielo, che ha vinto tutto, ma che da un momento all'altro è diventato un giocatore qualunque. Dal Real Madrid finisce al Man City, quando ancora si lotta per non retrocedere. Il City è una squadra piccola, insignificante per chi non è di Manchester, o appassionato degli Oasis, o appassionato dei Joy Division, o appassionato di musica in generale. Sapendo il legame che questa squadra ha nel mondo della musica, ma forse questo lo approfondiremo in un altro podcast. Dicevo che il Man City è una squadra piccola e insignificante, soprattutto paragonata a quella che sarà in futuro, soprattutto quando la si mette a confronto con quel Real Madrid che Steve stava lasciando. Ma Steve McManaman
con quella scelta racconta delle sue priorità, perché al Man City giocava, indovina un po', Robbie Fowler, la sua metà, il suo amico di sempre. E quindi capisci anche tu cosa conta davvero per lui. Conta giocare con suo fratello e andare a bere con lui dopo la sconfitta, che al tempo era frequente. Un pareggio o una rarissima vittoria, ma che importa? Tanto il calcio è un gioco, giusto? Lo è, se ti chiami Steve McManaman. L'importante è giocare forte, spensierati, come se fosse la finale mondiale, ma nel campetto sotto casa. L'importante è giocare sempre come Steve McManaman.